Ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qui con una fast review, una veloce recensione per un prodotto piuttosto semplice, ma che merita sicuramente la nostra attenzione. Stiamo parlando di una USB 3.0 port Hub, in pratica di un'espansione del nostro port USB 3.0 con tanto di lettore schede SD e micro SD. Di questi prodotti sul mercato ne esistono veramente molti per venire incontro alle esigenze di andare a sopperire a quella mancanza che troviamo sui case, ossia la mancanza magari di alcune porte USB 3.0 sul pannello frontale e soprattutto la grande mancanza di un lettore schede SD di default installato su un PC, e questa forse è la più grande mancanza. Per venire incontro alle nostre esigenze esistono prodotti appunto molto diversi, per esempio esistono dei vani da 2 pollici e mezzo, da 3 pollici e mezzo da andare a infilare nella parte frontale come se fosse un lettore CD, dove trovare magari tutti i nostri slot di espansione USB e lettori di schede relativi, oppure magari se volessimo semplicemente un lettore di schede SD portatile ci sono delle pennine USB che fungono da adattatore con tutti i vani per poter andare a collegare le nostre micro SD, oppure forse la migliore soluzione è questa, un port Hub, in pratica di una unità separata portatile che possiamo posare tranquillamente sulla nostra scrivania con un numero di porte USB, insomma, che può variare, e magari i relativi lettori di schede. Nello specifico oggi vi mostro questo, che è un prodotto della Katec e mi piace veramente molto, mi piace per le sue linee pulite, semplici, materiale alluminio satinato molto bello da vedere, insomma, visto che sarà un oggetto che terrò sulla mia scrivania voglio che sia bello, e questo è veramente molto bello da vedere, esteticamente parlando ci sta un botto in termini tecnici. La cosa che però mi distrugge è che in qualche modo ci ricorda un prodotto Apple, e la cosa mi fa morire lentamente dentro, perché dico cazzo, mi piace però mi ricorda Apple. No, non posso pensare a una cosa del genere, no! Un'espansione per le vostre porte USB e magari un lettore di schede, non comprate un prodotto che abbia un USB 2.0. Magari non vi interesserà questo perché a voi non piace, quindi ne esistono miliardi, potete andarne a prendere altri, però non prendete un USB 2.0 perché sarete poi limitati da una velocità di trasferimento che si attesterà sui 20 mega al secondo, visto che oggi come oggi la scheda SD, magari della telecamera, quando ho finito questo video vorrò trasferirlo sul mio computer, la collegherò qua, e visto che ha una velocità di lettura da 90 mega circa, riuscirò a trasferirlo a 90 mega sul mio computer in pochi secondi, una decina, quindicina, ventina, trentina di secondi, secondo quanto sarà lungo, riuscirò tranquillamente a trasferirlo e poi iniziare a montare questo video. Al tempo stesso potrò anche inserire la micro SD del microfono per poter procedere a tutte le mie operazioni, e grazie all'USB 3.0 questo sarà molto più veloce. Quindi questa unità sarà, dovremo collegare al nostro computer attraverso una porta USB 3.0 con l'apposito cavo che anche questo è abbastanza bello, molto ben schermato visto lo spessore. Forse l'unica pecca è che potete strozzare sì una persona, ma è solamente di mezzo metro. Al tempo stesso, nella parte posteriore, oltre all'ingresso USB 3.0, troviamo l'alimentazione. Questo innanzitutto non è pensato magari per andare a ricaricare i nostri telefoni, perché ha un'erogazione pari a 900 mAh, insomma l'erogazione che gli arriva dalla porta USB 3.0, quindi magari i telefoni di ultima generazione che richiedono degli amperaggi un po' più elevati non sono ideali per essere caricati attraverso questa porta USB, ci tengo a dirlo perché magari potessero rovinare un po' la batteria. Però se dovessimo per esempio collegare un singolo hard disk, nessun problema. Se dovessimo collegare simultaneamente due hard disk a questo, cosa piuttosto rara, però è giusto dirvelo, attenzione, avrete bisogno dell'alimentazione. Parliamo di costi, costa 27€ ed è un prezzo abbastanza elevato. Posso pensare che magari rispetto a un'unità integrata nel case di cui parlavo prima, quelle da 2 pollici e mezzo, 3 pollici e mezzo, che vanno a costare sui 40-50€, ok, stiamo contenendo le cifre, stiamo contenendo i costi e abbiamo un prodotto che ci fa le stesse cose con le stesse velocità di scrittura, però ha il vantaggio di essere portatile, non dobbiamo andare a collegare cavi all'interno del nostro PC con dentro la scheda madre, che potrebbe essere problematico per alcune persone che magari non vogliono mettersi, vogliono far danno. Però costa 27€, però è in linea con la concorrenza. È un prodotto utile, soprattutto per quelle persone che magari trovano un po' limitative le porte USB presenti sul pannello frontale del proprio PC e hanno la grande esigenza di collegare l'SD. Vi sto mandando a fanculo, no, della nostra amica Canon. Salutiamo ragazzi, un saluto a Canon. Ciao, ciao, Canon 70D. La Canon mi paga per dire questo. E salutiamo anche la Tascam DRKM27, non mi ricordo il modello, DR07MK2, la Tascam mi paga. E ringraziamo anche le pipette a spruzzo per una idratazione perfetta durante i vostri video. Avevo un po' sete effettivamente. No vabbè, quindi per queste cose è veramente funzionale. Difetti, il difetto maggiore è il prezzo. Il prezzo che comunque secondo me è elevato. Se venisse venduto a 20€,
non ci penserei due volte, lo comprerò. 27 euro, sono sì, solo 7 euro, però per un oggettino così semplice mi sembra talvolta un po' eccessivo. Purtroppo però è in linea con la concorrenza. Se non voleste comprarlo subito, vi consiglio di tracciare il prezzo con Camel, vi lascio anche il link di quello, che è un ottimo sito per andare a tracciare il prezzo su Amazon, per esempio. Ve lo lascerò qui sotto insieme al link di questo e delle pipette a spruzzo. Con questo è tutto per questo video, grazie per l'attenzione, spero vi sia piaciuto. Una fast review che alla fine è stata più lunga del previsto. Ci becchiamo su questo canale con i prossimi video. Per non perdervi, lasciate un like e iscrivetevi. Il like non è essenziale per non perdervi, però è una questione di fidelizzazione, lo faccio per voi. Se voi...